Il calcio che unisce, il calcio che aiuta, il calcio che combatte la discriminazione e il pregiudizio. E questo è il calcio dell'Unione Italiana Sport per Tutti, sempre in prima linea per dare una mano alle persone meno fortunate, come quelle con disagi mentali. Anche quest'anno, ed è la settima volta, la WISP ha organizzato Matti per il Calcio, un torneo disputato da 16 squadre provenienti da tutta Italia, composte da medici, operatori e naturalmente da ragazzi con problemi mentali. Ma la rassegna di Montalto di Castro nel Viterbese è solo l'atto finale dell'iniziativa portata avanti tutto l'anno dalla WISP per raccontare questo tipo di disagio attraverso lo sport, come ci dice il vicepresidente Simone Pacciani, organizzatore dell'evento. Noi abbiamo utilizzato questa manifestazione nazionale Matti per il Calcio per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica su queste problematiche affliggono tanti ragazzi e soprattutto per sensibilizzare, far sì che si cominci a ragionare come lo sport possa anche migliorare la vita, non di questi ragazzi. Matti per il Calcio è una manifestazione nazionale, è diciamo sono delle giornate di gare, ma alla fine non sono soltanto una manifestazione, ma è un'attività che facciamo durante tutto l'anno. Matti per il Calcio sono le finali nazionali di tutta l'attività che in tutte le regionali, in tutti i regionali, in tutti i territori la UISP propone e organizza sul disagio mentale. E questa è diciamo la manifestazione finale, però è il punto di arrivo di tutta l'attività che facciamo durante l'anno, è il punto di partenza, perché utilizziamo questa manifestazione ovviamente per rilanciare l'attività della stagione successiva. Il torneo è stato vinto dalla squadra romana del Realmente, ma il risultato del campo non è quello che conta di più. Molto più importante è lo spirito con il quale queste persone affrontano la competizione. Un clima bellissimo, un senso di partecipazione, di condivisione, un senso di inclusione, perché poi in questa attività ovviamente ci sono ragazzi, ma in campo non ci sono soltanto ragazzi, ci sono operatori, ci sono medici, ci sono arbitri, ci sono tutti, no? E quindi veramente un senso di inclusione, un senso di festa, un senso di partecipazione veramente, veramente molto bello. Ragazzi che almeno per una volta non si sentono esclusi, ma assoluti protagonisti. Si sentono protagonisti, si sentono felici, si sentono inclusi, no? Molto, se si parla a questi ragazzi, molto spesso la cosa che più li annoia è il fatto di essere esclusi, no? Invece grazie al pallone diventano normali come tutti gli altri. Il calcio dunque come terapia e come speranza per questi ragazzi che hanno tante storie da raccontare, come sottolinea Simone Pacciani. Ci sono storie di dormire per la prima volta fuori casa amati per il calcio, di partire da essere un normale paziente, diciamo, poi è diventato dirigente della sua squadra e ora sta organizzando l'attività, da qui è diventato arbitro e poi ha fatto il corso di arbitri grazie alla WISP e poi è diventato arbitro della WISP in tutti i sensi, non soltanto sull'attività di disagio mentale. Sono tantissime di storie bellissime, ovviamente non sempre purtroppo finiscano nella maniera ottimale, però insomma ci sono, i miglioramenti sono sensibili, sono evidenti.